A Tramutola c'era una volta il petrolio, ma lasciamo che sia il sindaco Gabriele Di Mauro a raccontarcela. Qui, intorno agli anni 30, l'AGIP cominciò la estrazione del petrolio e del metano. Furono installati una quarantina di pozzi con i quali si estraeva del grezzo di buona qualità e soprattutto fu impiantato un grosso complesso per la pressurizzazione del metano che proveniva dal sottosuolo. Il resto ve lo diciamo noi. A partire dagli anni 50 ci si accorse che il petrolio e il metano li si poteva trovare con minore fatica e pagandoli meno in Medio Oriente e nella pianura padana. Per cui si preferirono i giacimenti ricchi e si abbandonò Tramutola. Si delusero speranze e si seppellirono le illusioni sotto i manufatti di una tecnologia che il tempo ha mutato in archeologia spaziale alla Colosimo, quasi si trattasse dei ruderi di un'invasione marziana di qualche millennio fa. Oggi quell'archeologia spaziale abbandonata negli anni 60 potrebbe diventare volano di una vera transizione energetica e permettere così di superare le criticità ambientali che ancora la caratterizzano. Abbiamo candidato nell'ambito degli ecosistemi per l'innovazione del Mezzogiorno un progetto di ricerca scientifica che, partendo dai pozzi, possa tracciare un percorso, diciamo, di sviluppo equilibrato e sostenibile nel tempo. Partire dalle sorgenti di acqua calda mista di idrocarburi che sgorgano dai pozzi e che si immettono nel fiume Caulo arrivando alla diga del Pertusillo per trasformare l'energia geotermica in energia elettrica. Con un sistema di pompe di calore si potrebbe riscaldare il parco acquatico del paese e, allargando lo sguardo, arrivare alle serre della Val d'Agri, riconvertendo almeno in parte l'attività agricola. Alla sostenibilità del progetto, a cui lavorano tre università insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si affianca la portata turistica e didattica. Immaginiamo un museo interattivo che veda una partecipazione sul campo, vedendo i pozzi, vedendo la centrale idroelettrica, e uno, diciamo, più didattico, ristrutturando il palazzo, un palazzo storico che è proprio nel centro del paese, per fare un museo delle energie, in cui potremmo far vedere come si sviluppa il discorso dell'energia da questi elementi. D'archeologia spaziale ad archeologia industriale, una rappresentazione concreta di valorizzazione del patrimonio storico e umano di Tramutola e dell'intera Basilicata.